Mi sento un po' come Silvio. Quella merda. Silvio, quello lì, il portinaio, quello del mio palazzo lì. Sì. Sì, scusa. Innanzitutto buonasera, io sono Davide Morassi e collaboro col Messaggero Veneto. Vorrei innanzitutto ringraziare Home Peace Festival per questo invito a moderare una leggenda del rock italiano, dell'heavy metal, del rock and roll, del blues anche agli inizi. Io ho avuto il piacere di intervistarlo ieri per un brevissimo istante e mi ha raccontato di quelle cose assolutamente incredibili. Pino Scotto, musicista, opinionista, quello che volete. Operaio, principalmente. E fiero perché non si è mai venduto di ciò, a questa conferenza sul ruolo sociale della musica. Una cosa che fin dagli anni 60 era basilare, era ancorata al concetto della musica e pian piano è andata a divergere. Oggi vogliamo sapere l'opinione di Pino sul perché, sul come e se è possibile ritornare a quel ruolo sociale, quel motrice di eventi, quella capacità di scuotere le coscienze che ha avuto negli anni passati e che dovrebbe avere sempre. Un saluto a Pino Scotto. Ciao, ciao a tutti. Allora, un po' di note tecniche. Priorità verrà data alle domande del pubblico. Io farò un po' di domande a Pino preimpostate e dopo voi avrete la possibilità di fare voi delle domande. C'è anche la possibilità di mandare un SMS al numero 380 90 16 118, che anche, come mi diceva Ivan, fissato al tavolo, per fare delle domande via SMS che tuttavia verranno in secondo piano, in un secondo momento rispetto a quelle del pubblico. E mi dicono anche che è da notificarvi il fatto che verrà registrato l'intervento e finirà su YouTube, quindi se avete qualche remora a non farvi vedere sul web, occhio non beccar denunce. Sì, giustamente. La presentazione del libro di Paolo Pascolo, Che strano ragazzo dalla sacca del Don al carcere repubblichino, è stata spostata alle 8 all'anfiteatro sempre, però alle 8 non è adesso. Quindi se qualcuno è venuto per il libro di Paolo Pascolo dovrà ripassare tra due ore. Ci dispiace dell'inconveniente. Bene, un attimo che abbasso il microfono perché io sono abbastanza tappo. Ok. Allora, cominciamo subito con qualche domanda. Pino, quanto pesa oggigiorno la musica sulla società, abbandonata la veste che ha avuto negli anni passati? Ma pochissimo proprio, secondo me. Pochissimo perché non è solo un problema della musica, è un problema dell'arte in generale, che in questo paese, noi siamo un paese che abbiamo insegnato al mondo la scultura, la pittura, la lirica, e adesso siamo ridotti proprio a zero quasi. Adesso all'estero magari vanno a vedere i film di Muccino, anche loro, Moccio, Muccino, Vanzina, probabilmente vanno a vedere questi di film all'estero. Sì, noi comunque abbiamo... Per quanto riguarda la musica non ne parliamo. Secondo me ascoltano ancora Volare di Modugno. E pensare che abbiamo un sacco di gente in questo paese che fa del grande cinema indipendente, che fa della grande musica, del teatro... E solo che in questo Stato lo Stato non supporta assolutamente questo tipo di arte, capito? Vanno a dare le sovvenzioni a quelli che fanno. Un po' di mesi fa vedevo che a Roma hanno fatto lo sciopero perché non davano più i soldi al cinema, alla cultura, e in piazza chi c'era? Tutta gente che secondo me la maggior parte, invece di rifare teatro, cinema, deve andare a zappare, invece, capito? Invece erano tutti lì a chiedere la carità. E non hanno bisogno poi. Ma questa crisi creativa, che non sembra fermarsi sulla musica, è un problema generazionale o culturale basta? Generazionale, no? Penso che sia un problema culturale, un problema in una non cultura in cui siamo sprofondati grazie a questo Stato, a questo paese, a questo governo, a questi governi, perché poi io alla fine non do la colpa solo
al governo di destra, ma anche a quello di sinistra, che nell'ultimo decennio, 15 anni anche, ha sbagliato tutto completamente. È per questo che in questi anni siamo stati governati da questa pseudodestra, perché gliel'ha permesso la sinistra. Adesso però sembra che stia succedendo un miracolo nell'aria. Si spera, anche se mia mamma da napoletano dice chi muore sperando muore cagando, capito? Però si spera, perché io sono il primo che dico che sono tutti uguali, non è un problema di destra o di sinistra, il problema sono gli esseri umani che fanno schifo, dove li metti gli esseri umani, fanno solo danno purtroppo. Ma perché la politica, che dovrebbe anzi non solo difendere, ma anche sovvenzionare, incentivare questo aumento di cultura, la osteggia? Perché la cultura, l'intelligenza, la cultura fa paura, è per questo. Perché ci vogliono tutti ignoranti, tutti in ginocchio, tutti con la paura di perdere il posto di lavoro, tutti con la lingua fuori a leccare, così ci vogliono. Ed è per questo che in questo paese ormai sono 20 anni che vengono premiati solo ladri, puttane e leccaculi in questo paese. E c'è gente che si fa un culo così per prendere una laurea, gente che va a lavorare per 1.000 euro al mese, non riesce a tirare la fine del mese, e a questa gente vengono dispensate ricchezze, hai capito? E non è giusto, ragazzi, non è giusto. Sì, per chi non conoscesse la vicenda di Pino, forse è meglio se la dici tu, che per non venderti... No, ma quello non sono mica solo io, tanta gente... io per esempio, io ho fatto l'operaio in fabbrica per 35 anni, nonostante poi negli anni 80 con i Vanadium vendevamo 50.000 copie solo in Italia, io non ho mai mollato il lavoro, perché sapevo che magari da un giorno all'altro sarei stato costretto ad andare a fare le cover di Vasco Rossi e Ligabue, come se di coglioni non ce ne abbiamo abbastanza in questo paese. E per fare la mia musica o per mantenere la mia dignità ho scaricato camion per 35 anni in fabbrica e sono in pensione da 5 anni, 6 anni, non lo so, e continuo a fare la mia musica, il mio sogno questo, e non me lo deve toccare nessuno. Beh, un applauso meritatissimo, anche perché oltre all'integrità artistica, che è una cosa assolutamente rara oggi, sempre più rara e sempre più precaria, Pino Scotto è anche molto impegnato nel sociale. Ma io penso che tutti noi facciamo qualcosa per il sociale. Io sono anni che sono impegnato con un progetto che si chiama Rezophonic, abbiamo fatto un centinaio di pozzi in Africa d'acqua, siamo coinvolti una 70 di artisti. In passato ho fatto anche altre cose, adesso con la dottoressa Caterina Vetro, che è una psicologa, abbiamo fatto un progetto che si chiama rainbowbelize.org, lo trovate su internet, stiamo facendo delle casette, stiamo tirando via dei bambini dalla strada in Belize, per chi non lo sapesse, vicino al Guatemala. Io, siccome mi sento una persona fortunata, penso che come tutte le persone fortunate sarebbe ora che facessimo qualcosa anche per gli altri, specialmente per i bambini e gli animali, perché gli esseri umani non meritano niente proprio. Torniamo alla musica un attimino. Come sei arrivata a questo commerciale e basta, questa quantità al posto della qualità? Se lo sapessi, se ci fosse la formula. Cioè, ce lo siamo ritrovati in quel posto senza saperlo, io per primo proprio. Cioè, io mi ricordo negli anni, alla fine anni 60, anni 70, quando arrivavano quando in Italia avevamo Gianni Morandi, e capite, arrivava questa gente dall'America come Bob Dylan, che con i loro testi ha risvegliato le coscienze di tanta gente. Noi abbiamo pensato che il mondo si potesse cambiare, che il mondo potesse essere un mondo libero, un mondo dove ci fosse giustizia, capito? E già in quegli anni noi ci lamentavamo senza pensare cosa ci aspettava. Adesso siamo arrivati in un mondo di plastica, in un mondo dove ci sono queste nuove generazioni che non sanno più cos'è un futuro, non sanno più se avranno un lavoro, se avranno una pensione, capito? Ci sono genitori che mantengono i figli in casa che hanno 40 anni perché questi non riescono a trovare un lavoro, oppure trovano quei lavori a contratto 3 mesi, 5 mesi, un anno. E io penso che se continuiamo così sarà sempre peggio, purtroppo.
Eppure la rabbia che c'è in giro non si avverte quasi per niente. Com'è possibile? Io ultimamente la sto sentendo questa rabbia. Queste nuove elezioni, si vede che la gente a furia di dare, si è rotto i coglioni forse, lo spero. Però niente di simile alla controcultura degli anni 70, ad esempio, che aveva molto di ma adesso per risanare, se iniziamo oggi ci vorranno almeno 10 anni per risanare al danno fatto. Quale genere secondo te ha avuto l'impatto maggiore sulla società? Genere musicale? Ma io penso il rock, non perché io faccia rock, perché il rock, che poi il rock io non intendo solo metal, cioè anzi, forse il metal è quello che a livello sociale è quello che ha avuto meno impatto. Io penso il rock, quello dei cantautori, che poi anche in Italia abbiamo avuto delle grandi, e ce ne abbiamo ancora uno che secondo me è stato anche sempre il numero uno insieme a Fabrizio, ad André, che si chiama Guccini, che non si è mai venduto, mai. Abbiamo visto il professorino lì, quello che cantava del cavallo O-O lì, come si chiama. Cioè, 20 anni che era nella merda, è andato a Sanremo, un posto che lui ha sempre criticato, capito? Dove ci sono solo servi della musica in quel posto, e ci ha portato pure la famiglia quest'anno, no? Poi quando ha vinto è andato in tutte le trasmissioni, no? A gongolare perché aveva vinto. Ma vergognati, vergognati. Però anche nel mondo del rock... Tutti finti, tutti di sinistra, come quelli che vanno al 1° maggio a suonare a Roma. Sapete cosa hanno di sinistra quella? La mano con cui si fanno le seghe. La sinistra è un'altra cosa, non è un colore, non è un partito. La sinistra si chiama giustizia, si chiama giustizia, si chiama dignità. Questa per me è la sinistra ed è morta con Berlinguer purtroppo. Ok, anche nel rock però ultimamente si vedono moltissime copiature, moltissime cover, piuttosto che scrivere nuovi pezzi andiamo sulla cover che è sicura. Perché? Solo per far piacere? Solo per non rischiare? Ma no, è un po', cioè, allora, tanti gruppi si mettono a suonare cover perché con i loro brani non li fanno suonare nei locali. È lì che dovrebbe intervenire lo Stato, dare delle sovvenzioni, dei supporti ai locali per far suonare, ma anche delle cover, per carità, vanno bene anche le cover, però dare spazio anche a gente che fa musica propria. Invece i proprietari dei locali, siccome questo, la massa è stata coinvolta da questo meccanismo di non cultura, capito? Vogliono andare lì a sentire le cover di Vasco Rossi, di Rigabue, di Quino, di chi sia. E se va un gruppo che fa musica propria, giustamente quello si trova il locale vuoto. Quello sta facendo un lavoro, è lì che dovrebbe intervenire lo Stato, ma come dicevo prima, lo Stato questo non gli piace, sta cosa, non va bene. E se posso dare un contributo regionale, sì, personale, anche le regioni non è che aiutino molto, incentivando soltanto alcuni progetti culturali, non tutti. Ultima domanda, la cultura dell'hip hop, che ultimamente si sta affermando, che nasce da una contestazione sociale, come era nato il blues ai tempi. Io per esempio, e faccio un mea culpa, io fino a 15 anni fa, quando ho cominciato a sentire questo hip hop, no? Che poi alla fine giustamente l'hip hop c'è di musicale dietro, non c'è quasi niente. E poi io invece mi sono innamorato di questa gente che sono i primi che non te le mandano a dire. Io ho sentito delle cose primi da quelli americani, che cioè, questi sono quelli che nei loro testi, capito, parlano proprio della realtà cruda. Ed effettivamente io, non so, 4 anni fa ho fatto un pezzo con J-Ax, l'anno scorso l'ho fatto con Caparezza, e adesso ho appena fatto un pezzo, e stavolta ci arrestano sul serio, con i Club Dogo. Lo mettiamo su iTunes adesso per i bambini, i soldi vanno al progetto. Abbiamo fatto un video, abbiamo raccolto dei soldi dal video di sponsor, sempre per i bambini, e fra un po' potete vedere, il pezzo si chiama Pinocchio, parla di tutti i Pinocchio che ci abbiamo in questo paese. Beh, sì, è la carica un pochettino che aveva agli inizi il punk. Anche il punk, giustamente. Che però si è svilito. Sicuramente, ma anche il rock and roll, e poi, cioè, chissà perché alla lunga distanza, quando si comincia a diventare un po' famosi, questa è la storia, non lo dico io,
quando cominciano a diventare un po' famosi, capito, alla fine, cioè a posto delle palle si ritrovano tutti due olive. Io non ho capito il perché. Giustamente. C'è un detto a Napoli che diceva mia mamma, perché capisce il napoletano, diceva: i sordi fanno venire a viste cecate. Purtroppo. Un'ultima nota politica. Il referendum che ultimamente si sta tanto parlando, che sarà il 12 e il 13 giugno, cosa ne dici? Cosa ne parli? Cosa ci dici al riguardo? Ma io, secondo me, giustamente bisogna parlare. Per me non bisognerebbe neanche parlarne, l'unica cosa è andare lì e votare. Cioè, in Germania ormai hanno detto che entro il 2000 è il nucleare zero, finire, 2020. Cioè, per quanto riguarda l'acqua, cioè io non lo so cosa bisogna fare, bisogna andare a votare. Bisogna votare e non dare la possibilità a questa gente di fotterci un'altra volta. Basta, è semplice. Adesso inizia il momento in cui il pubblico può chiedere qualunque cosa a Pino Scotto. Magari facciamo partire anche gli SMS. Sono già arrivati, però. Sì, ovviamente priorità agli spettatori. Certo. Ma non c'è un gelato, come si chiama nel gergo? No, no. No. Ora leggiamo le domande. C'è nessuno? Una leggenda di rock? Ma secondo me siamo così pochi che se uno la fa da lì la domanda si sente lo stesso. Sì, effettivamente l'orario è un po' infelice, peccato, perché andiamo con gli SMS intanto, così magari si fa il coraggio qualcuno del pubblico. Perfetto. Allora, Pino, i talent show possono veramente lanciare artisti che altrimenti avrebbero molti problemi a emergere, Joe? Se i talent show, se fossero dei talent veri e chiamassero dei veri talent, invece purtroppo non è così. Voi lo sapete che X Factor e Amici solo sono fatte le etichette. Sono le major che si sono fatti il programma, perché non vendevano dischi e hanno capito che facendo vedere a questi ragazzini delle nuove un coglione o una cogliona qualsiasi in televisione, quella avrebbe venduto i dischi. E hanno capito tutto, questi hanno fatto presto. Non ci vuole tanto, si sono fatti la loro mafia, si sono fatti, capito? Perché è mafia alla fine questa. La mafia non è solo quelli che sparano, la mafia è quelli che ammazzano l'arte, ammazzano la giustizia, quella è mafia. Si sono fatti il loro programma e alla fine chiamano sti poveracci, perché poi alla fine sti poveri ragazzi non lo sanno che sono solo usati. Li tengono lì un 6 mesi, un anno, un calcio nel culo, poi arriva l'altro carro di bestiame e ricominciano da capo. E intanto loro vendono i dischi, capito? Che sì. Poi alla fine io vorrei sapere, io vorrei chiedere a voi qua, da quanti anni fanno sti talent? Ditemene uno che è uscito, che ha lasciato un segno da questi po'. Sono tutte fotocopie di Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi, La Pausini, ci sono già quelle, non c'è bisogno delle fotocopie. E invece io vi dico che io sono sempre in giro a suonare, io sono uno che si fa 160, 170 date all'anno, isole comprese, quando si vendevano i mobili. Poi a proposito di mobili, ragazzi, voi sono andati lì a rubare i mobili, mica. È arrivata la polizia, ma lasciagli portare pure le fondamenta della fabbrica a questa gente che è stata fregata, io non lo so, questa è giustizia, ragazzi, vabbè. E dove eravamo? Mi sono perso. Stavo dicendo, io invece vi posso garantire che ho sentito gruppettini di 15, 16 anni, gente che suona, gente che canta, che se avessi i soldi di un Vasco Rossi e Ligabue me lo farei io il talent show e gli farei vedere io a questo paese chi sono i veri musicisti, perché ce n'è tantissimi in questo paese. Invece abbiamo gli stessi che ci spaccano i coglioni da 30 anni e vi prendono, non lo so, per il culo. Questi sono pieni di miliardi, riempiono gli stadi e non hanno mai le palle per dire a questi ragazzini che gli stanno fottendo la vita, continuano a cantare senza dire un cazzo sempre. Cioè, ma non è possibile, di cosa han paura sta gente? Di cosa han paura? Che poi se le case discografiche favorissero un pochettino di, non un ricambio generazionale, ma un po' di varietà, sarebbe anche un'operazione commerciale interessante. Ma non ci sono più le case discografiche, non esistono più. Te l'ho detto, cioè ci sono 6 major, 6-2 major che si sono fatto il talent e tirano fuori questi 4-5 all'anno e vanno avanti così. Tanto loro quando ho visto che scaricavano,
siccome ne parlavamo prima con Joe, siccome questi in passato quando incassavano i miliardi se li sputtanavano, non è che li ha messi via quando ci sono le vacche magre, no? Quando poi sono cominciati ad arrivare i problemi, non hanno avuto più soldi da investire, allora cosa hanno fatto? Si sono buttati sui computer, sui masterizzatori, e intanto la gente scarica. E fanno pure bene a scaricare. Per esempio l'IVA, lo Stato l'IVA sui CD, CD è un lusso, la musica è un lusso, 20% di IVA. I libri 4% perché è cultura, il libro di Mille Fede è cultura, ragazzi. Altro SMS, secondo te qual è il migliore artista, i migliori artisti nel panorama italiano attuale? Domanda difficile. Ce n'è tanti secondo me. Io per esempio uno che adoro veramente è Caposella. Vinicio secondo me oggi è uno di quelli che si fa i cazzi suoi proprio e fa della grande musica. Devo fare un elenco, non so. No, assolutamente. Sì. Vinicio oggi è uno di quelli che stimo di più. Prima è avanti, ancora adesso è avanti. È partito avanti e sarà sempre avanti. Perché non si è mischiato con niente proprio. Ha fuso. Ha fatto una fusione fra la musica etnica, il rock, la musica popolare. Grande, è veramente un grande. Prima hai anche parlato bene di Guccini, tra l'altro. Guccini è sempre stato e sarà per sempre. Eh sì. Qualcuno del pubblico vuole fare una domanda sulla carriera, sull'opinione, sul suo programma? No, ma parliamo di cose serie, ragazzi. E non c'ha tutti i torti. Allora facciamo un altro SMS, intanto magari qualcuno si farà coraggio. A proposito, ragazzi, perché io ho visto prima, sono arrivato, è arrivato un ragazzo e mi ha chiesto: ma che ora suoni stasera? Io non suono stasera, io sono a Treviso stasera. Io sono qua al Fabric Festival, mi sembra che i giorni sono 15, 16 e 17 sono. Io sono qua il 17. Grazie. Altro SMS. Oddio, che ne pensi di Pisapia e della Moratti? Una cosa che mi ha dato fastidio, per esempio, no? Come la stessa storia del primo maggio, i sindacati, i servi dei partiti, che quando organizzano la festa dei lavoratori, un paese dove abbiamo superato il 30% di disoccupazione, questi fanno la festa dei lavoratori, vabbè. Anche a Milano, quando c'erano le votazioni, chi ha suonato per Pisapia, chi ha suonato per la Moratti, cioè, capito? Io non ci vado a suonare per sta gente, perché sta gente si ricordano della musica solo quando ci sono le elezioni, e non va bene, neanche questo va bene. Perciò per me andasse a fanculo Pisapia e andasse a fanculo pure la Moratti. Adesso aspettiamo Pisapia che ci fa vedere cosa fa. La Moratti ce l'ha già dimostrato, adesso vediamo Pisapia cosa riesce a fare. Perché come dicevo prima, secondo me sono tutti uguali, tutti sono uguali. Pensano solo ai cazzi loro. Tornando alla musica. Pino, cosa ne pensi dell'Elite FIBA che sono tornati insieme? Oddio. No, non dico niente, io penso che la gente lo sa, una band che arriva appunto di dividersi perché proprio non si sopportavano più, cioè poi con le pezze al culo adesso diventati di nuovo amici, facciamo Elite FIBA. Come se io dovessi riformare i Vanadio, ma andate a fare in culo, andate. È tutto per soldi, solo per soldi, ragazzi. E per la paura che non hanno più visibilità, ma visibilità di che? Ma di cosa? Di far vedere che sei una merda, questa è la visibilità. E tra l'altro il fenomeno del revival o della reunion è importante anche per la maggior parte grandi. Lo fanno tutti per soldi, la maggior parte, qualcuno, qualche reunion, per esempio le Zeppelin, capito? Cioè una band sempre con grande dignità e non l'hanno mai voluto fare. Io l'anno scorso ho suonato quei Deep Purple e secondo me sono ridotti alle cozze proprio, capito? E questi continuano. Gillan non ce la fa più da anni. Sembra una cover band che vanno in giro e continuano a spremere la mano. Cioè, quando il nome è rimasto lì sull'Olimpo, ormai i soldi non avete bisogno. Mandateli, fatevi i vostri progetti e lasciate questo nome nella storia. Invece, come adesso andrà a finire. Che si commercializzano o rimangono fossilizzate. No, non è che si commercializzano. Stesso.
effettivamente lo dimostra il fatto che negli ultimi 15 anni non sono riusciti a scrivere, continuano a fare dischi e non riescono più a scrivere un brano decente. Quello che non riesco a capire. E la gente li va, continua ad andare a sentire perché vuole sentire ancora Smoke on the Water, I Way Star, e loro giustamente ci stanno. Cosa ne pensi dei social network? Dipende da quale. Beh, senza fare l'elenco di tutti, il più famoso, Facebook. Io penso che internet è un grande mezzo, perché ha velocizzato tutto proprio. Ha portato via anche un sacco di posti di lavoro, come... E... Però io vedo che sia che internet viene usato veramente male. Io vedo dei ragazzi, io vedo anche quelli della mia band quando siamo sul furgone, su Facebook, tutto il giorno così. Cioè, ma dai, gente che si fa cercare la donna, va a scrivere alla ragazza da incontrare su Facebook. Ma come cazzo siamo messi, ragazzi? Gente che si saluta e ciao, ci sentiamo su Facebook più tardi. Ma dai, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando, dai? Pino, Red Ron. Poi la cosa strana è che mi dici, io però su Facebook ho ritrovato un sacco di amici vecchi. Ma se quello non ti ha cercato per tutti sti anni, ci sarà un motivo, no? Come chi l'ha visto, un sacco di gente sparisce, ma se quello se n'è andato perché vuole andarsene fuori dai coglioni. E tu adesso fai pure un programma per andarlo a cercare. Pino, Red Ronnie ci è o ci fa? Ci è. Dica se ci è. Ha visto la storia a Milano cosa ha fatto? Lui lavora per la Moratti da anni proprio, saranno anni che lavora per la Moratti. Gli cura internet, la pubblicità, quelle robe così. Siccome lui cura una roba che non so da chi prende i soldi, questo non lo so sinceramente, non posso dirlo. Doveva fare dei concerti a Milano con delle band emergenti. Prima dell'elezione ha fatto uscire sul giornale per colpa di Pisapia domani non si fa il concerto. Pisapia non era mica il sindaco, poteva annullare il concerto. Il giorno dopo sul suo Facebook si sono arrivate una roba come 20.000 cose. Ognuno gli scriveva per colpa di Pisapia stanotte non sono riuscito ad andare a cagare. Per colpa di Pisapia stanotte non ho dormito. Ma dai. Un altro appello per quelli del pubblico. Ah, una domanda, fantastico. Vuoi venire qua col microfono o fai? Ci sei. Grida. Guarda, sinceramente, non le conosco. Conosco solo il coniglietto. Anzi, abbiamo fatto una roba insieme sul disco di un altro nostro amico che si chiama DJ Aladdin. Ma la cosa bella, no? È che la cosa è la contaminazione, no? Che uno che fa metal va a collaborare con uno che fa rap potrebbe collaborare con uno che fa liscio magari, capito? Perché vorrebbe dire che un chitarrista che fa liscio vorrebbe suonare in un brano rock, è la cosa più bella. E io in questi ultimi 10 anni ho avuto un sacco di collaborazioni, ho collaborato con un sacco di gente e mi si è accorto in tutti gli anni passati cosa mi sono perso io. Rimanente sempre lì incastrato in quella gabbia, capito? Cosa deve fare una band per emergere, visto che le case discografiche vogliono sempre le solite canzonette? Devono fare quello che gli piace e pensando che non arriveranno mai soldi. È successo. Poi magari capita, per carità. Ma il fatto di pensare di poter fare in questo paese... Sì, certo, aspetta, però se la propria musica vuol dire fare pop magari o canzonette, può anche succedere che gli vada bene, però anche questi devono sapere che ce ne sono 1 miliardo come loro che ci provano. Cosa ne pensi dei Cure? Un'ottima band, hanno fatto la loro storia, hanno fatto sempre dell'ottima musica. Sì, ma adesso siamo a Rock TV, cosa ne pensi di Iron Maiden? Purtroppo gli sms sono sempre quelli. Cosa ne pensi dei cantanti emersi da YouTube come Justin Bieber? E questa la voglio sentire. Ma a me mi continuano a parlare di questo, io sinceramente non so cosa faccio, non l'ho mai sentito.
però me l'hanno presentato come una roba inutile proprio. È una specie... Io però voglio andarlo a sentire. No, assolutamente corretto, perché è una specie di pop molto stile ragazzine. Ragazzi, in America c'è uno in classifica che si chiama... È uno che fa pop. Vabbè, questo è in prima in classifica in America, ha venduto 40.000 copie. Cioè negli Stati Uniti, non è l'Italia. Questo è prima in classifica con 40.000 copie. Vi rendete conto? Non si vende più niente. Non si vende più niente, tutti che scaricano. È per quello che io dico ai ragazzi, se dovete scaricare, scaricate i gruppi, quelli già ricchi, già famosi, ma comprate i CD delle band emergenti, della gente che fa veramente dell'ottima musica e che si fa un culo così tutti i giorni. Però, e ce n'è in questo paese specialmente, ce n'è tanti. Però diciamo, tolto Justin Bieber che fa il suo genere, lo lasciamo in pace, ci sono anche tanti artisti che cercano di sfondare via YouTube. È un... Ma sì, ma è questo per esempio, questa è l'utilità di internet per esempio, perché tutti questi ragazzi oggi, nessuno ha più la possibilità di avere un po' di visibilità, invece internet te la dà, fortunatamente. Qualcuno ha una domanda? Se no continuo con le mie. Allora, tu parli molto bene della contaminazione, però ci sono certi generi che volutamente rimangono fissi sulle loro prerogative e appena uno sgarra di un attimo è venduto. Ma è perché la gente che vuole, guarda gli Iron Maiden, guarda, c'è gente che va avanti come i Pooh, con 6 accordi da tutta la vita, eppure gli Iron Maiden continuano a riempire gli stadi, perché la gente non vuole che cambiano. Io conosco Steve Harris voleva fare delle cose diverse anni fa, mi aveva detto no, la gente vuole questo da noi, noi gli diamo questo, e a me non va bene sta cosa, io faccio il cazzo che piace a me prima, non quello che piace alla gente, poi se piace alla gente va bene, ma se non va bene a me non lo faccio, vado a scaricare i camion, preferisco. Giustamente. Un'altra band di cui parli molto bene sono i Muse, ad esempio. Perché secondo te la loro... cosa c'è nella loro formula che li rende veramente unici? Perché anche Depeche Mode, ad esempio, fanno uno stile simile eppure totalmente diverso. Beh, Depeche Mode con i Muse, insomma, siamo un po' diversi. Sono un po' diversi, sono molto più attuali, secondo me, i Muse. Sono riusciti a fondere tante cose. E poi, secondo me, stanno avendo questo successo proprio perché sono veramente personali loro. Nonostante la loro musica non sia niente di eccezionale, però secondo me è una grande band. No, io li ho messi vicino a Depeche Mode per l'uso dell'elettronica, per questa atmosfera molto new wave. Depeche ne usano tantissima dell'elettronica, mi uso un po' di meno, insomma. Vabbè, comunque stai parlando di due ottime band. Ci parli della tua esperienza in TV? Ma a me mi parla di esperienza in TV. Io ancora adesso quando vado a Rock TV mi scappa da ridere, perché a me la prima volta mi hanno proposto di fare una puntata lì di Database. E io sono andato lì come al solito, perché io ho un grande problema nella vita. Quando apro la bocca non metto mai in moto il cervello. Io apro la bocca e gli do fiato. Quello che dico non so se è giusto o sbagliato, ma sicuramente è quello che penso io. E sono le mie verità. E sono andato lì e si è scatenata. Cioè, io ho detto delle cose che pensavo che le pensassero tutti, no? Invece alla fine sono diventato quasi un eroe perché dico certe cose. E secondo me invece non è così, perché sono le cose che dico io, sono le cose che pensiamo quasi tutti. Io ho solo la fortuna di andare lì e di poterle dire, basta, tutto lì. Solo che in Rai però non mi fanno andare né a Mediaset, mi fanno andare a dire ste cose. Chissà perché. Questo è difficile. Fai la classifica dei personaggi che secondo te sono più inutili in Italia. Roba lunga. Ma ci servono 10 giorni ci servono. No dai, non puoi. Facciamo i top 3. Ma hai voglia. Ma non puoi. La prima cosa che secondo me in Italia che non ci serve è un presidente del consiglio come Silvio Berlusconi. È la prima cosa che non ci serve oggi in questo paese. La seconda, non ci serve un Vaticano, hai capito, che obbliga questo paese a non aprire le case chiuse
Hai capito? E piuttosto fanno andare in mezzo ai boschi coi fuochi di notte, sfruttati dalla malavita, queste donne che fanno sto mestiere. Quella è un'altra cosa che non ci serve. E la terza, boh. Sant'Anché. Vabbè, se parliamo della Sant'Anché facciamo un elenco. E non ci servono tutti questi personaggi fasulli nell'arte, nella politica, messi lì, non si sa perché, non si sa da chi. Il pubblico lo vede un po' in fermento. C'è qualche domanda per Pino Scotto? Magari sulla sua carriera. Grazie, non farmi beccare qualche denuncia. Prego. Tu cosa pensi? Cioè, per le belle emergenti, cioè ragazzi che suonano e mettono passione in Italia, cosa possono fare, visto che purtroppo ci sono dei lobby? Cioè, se non sei amico di quello, anche nelle radio non passano un pezzo. Ma se non passano i miei, non passano i miei pezzi con Caparezza, con J-Ax, come si può fare? Figurati. Secondo te, anche se l'hai detto prima, è una? È una lobby. Ma noi cosa possiamo fare? Visto che niente puoi fare. Se hai soldi puoi fare tutto. Senza soldi, a Napoli dico, senza soldi non si canta una messa. Questo è il problema. E per quello che io ti ho detto, vorrei avere i soldi di un Pasqua Rossa e Ligabue per farmi una radio, una televisione, un'etichetta e far vedere a questo paese quanta gente che c'è in questo paese che sa fare della grande musica. Ma tu non pensi che i soldi corrompano anche là, in un certo senso? Lì te la da te, io ti do i soldi, poi mi devi dimostrare tu se, come li usi. Però purtroppo è come dici tu alla fine, quando arrivano i soldi si volatizzano, spariscono, non si sa dove vanno a finire. C'era il ragazzo laggiù. Ah no, scusami. Allora, cosa ne pensi della liberalizzazione delle droghe leggere? Io sono a favore. Sono a favore per il semplice fatto che tanto ce n'è in giro, a quintalate ce n'è. Hai capito? E quei soldi vanno sempre lì, vanno sempre in quel posto lì. Magari verrebbero usati meglio. Sì. Con magari un monopolio statale come le sigarette, tanti soldini in più per il... Parliamo di droga leggera però, eh. Certo, logicamente. Sempre parlando della tua carriera musicale, è una domanda che ti ho fatto anche ieri, a dire il vero, per... Ma a me mi scappa da ridere perché parliamo di carriera e io mi sento ancora un bimbo, come se avessi, se avessi iniziato ieri. Io ho appena iniziato, ragazzi. Sono cazzi vostri. Io ho appena iniziato. Infatti anche dimostrato... È ottobre, ragazzi, sono 62. Mio figlio il giorno prima ne fa 39 e io il giorno dopo faccio 62 anni. Grazie a Dio. Comunque è innegabile che nonostante la tua capacità di rinnovarti, che è encomiabile, incredibile, hai avuto dei grandissimi successi anche con, ad esempio, i Vanadium. Sicuramente. Che ti ha portato anche... I Vanadium sono stato un bel sogno svanito... non si sa perché, io lo so perché, però va bene così. Ragazzi, mettere insieme una band è un casino, perché il problema va sempre alla fonte, gli esseri umani, siamo sempre lì, metti una band e c'è sempre qualcuno che rompe i coglioni, e poi chi è che rompe i coglioni? Quello che dovrebbe star zitto magari, tu quando fai parte di una band, allora sei obbligato a assorbire le rotture di coglioni di questo, di quello. E allora alla fine ho deciso, meglio da solo che mal accompagnato. Proprio per questo, secondo te è meglio una band di amici o di musicisti competenti e bravi? Sarebbe meglio a tutte e due. Perché se hai una band devi essere, oltre a essere musicista, devi essere un amico. Anche. E allora solo lì si crea una grande... Se no sono operai che si mettono insieme e da questo non viene mai fuori niente di buono. Non credi che possa nascere l'amicizia come, diciamo, secondo step? Può nascere l'amicizia, sicuramente. Io ne ho vista molto poca, vuol dire che sono sfigato, che vi devo dire. Ho visto del grande interesse, basta. Anche un'altra questione musicale, diciamo il grande binomio tecnica o passione. Tu a cosa dai preferenza? Come dicevo prima, tutti e due, tecnica e passione, perché dove c'è solo la passione non c'è un po' di tecnica, non arrivi lontano, e viceversa, insomma. Però ci sono stati... Io conosco gente che non conosce una nota e suona,
C'è gente che ha studiato, che fa, hai capito? È lì, tutto il giorno, cosa? Poi c'è gente che fa quattro note, capito? E ti spacca il cuore proprio. Ci dici quale, secondo te, è il miglior cantante o band di tutti i tempi? È come prima, non ce n'è una, non ce n'è uno solo. Secondo me, io ho delle preferenze. Secondo me io sono legato ancora ai vecchi Paul Rogers, Robert Plant. Per esempio, uno delle nuove generazioni che mi piace molto è il cantante degli Alter Bridge. Mi piace tantissimo. Mi piaceva molto Phil Anselmo, ai tempi dei Pantera. Ce n'è tanti, Gillan, il grande Ronnie James Dio, che purtroppo se n'è andato. Comunque tutti sull'hard rock e il metal, nonostante le tue varie influenze. Se poi parliamo di gente come Pavarotti e questa gente qua, lì siamo su un altro pianeta. Oh, ma pensavo anche, non so, a un Dylan, a un Morrison. Dylan non è un cantante, è un menestrello. Dylan è importante nella sua... capito? Sì, diciamo area nel... Però nonostante a me la voce di Dylan piace, il suo modo di cantare, e Dylan non ha nessuna tecnica, hai capito? Però è quello che ti deve colpire quando ascolti. Come io dico sempre, prima di fare delle scelte ascoltate, se la cosa vi piace va bene, se non vi piace basta, cioè non fossilizziamo. Se non è jazz, sono quelli che ascoltano il jazz, dicono ma che schifo il rock, quelli che ascoltano il blues, quelli del male. Per me ci sono due musiche, c'è la musica buona e la musica di merda, basta. Altra spinosa questione è quella del testo, che spesso viene totalmente ignorato. E invece il testo è una cosa, per me è una cosa importantissima proprio. E io penso che chiunque abbia la possibilità di scrivere, di cantare una canzone, ha il sacrosanto dovere di dire qualcosa di importante in un testo, invece di dire stronzate. Ma anche lì... C'è quello lì, come si chiama, è Luna Pop. Non so, mi sembra Primolini. Che il testo ha scritto mi sono svegliato e ho visto un mondo bellissimo. Ma dove cazzo l'hai visto un mondo bellissimo? Ti credo, hai mai fatto un cazzo in vita tua? Ma vai a lavorare piuttosto, vai. Io però volevo chiederti se secondo te è più importante il testo in sé come comunicatività oppure la passione, l'energia che ti dà la musica in sé? Tutte e due, sono importanti al 50%, tutte e due. Non c'è una preminenza di uno? No, assolutamente. Quindi è un po' uno stereotipo quello che dice che tu non sei soltanto un heavy metal, però di solito c'è lo stereotipo che dicono che... soltanto musica, la tecnica. Ognuno la pensa a modo suo. Certo. Cosa ne pensi di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle? Grande Beppe, siamo anche amici. Grande Beppe. Beppe secondo me a questo paese... Beppe è uno che ha fatto anche i soldi col suo modo di dire le cose. Giustamente, ma lui lo dice. E poi ne spende anche tanti in avvocati. Però Beppe ha fatto una grande cosa che si chiama informazione in questo paese e poca gente l'ha capito purtroppo. Basterebbe andare sul blog di Beppe Grillo che ti spiega come gira il tuo paese, però sembra che non funziona molto la cosa. Però sta cambiando, ragazzi, sta cambiando fortunatamente, le cose stanno cambiando. Perché la satira sta andando sempre di più verso il cicaleccio, il far ridere per forza piuttosto che non far riflettere le persone come era all'inizio? Ma io sto vedendo che un certo tipo di comicità, un certo tipo, sta facendo anche riflettere negli ultimi anni. Questa è una cosa buona secondo me. Sto vedendo che trasmissioni come Le Iene, come Striscia la Notizia, stanno tirando fuori dei cadaveri, capito, dagli armadi che... cioè, roba che dovrebbe fare la polizia, lo Stato, la finanza, capito? E noi dobbiamo sapere di certi sprechi, di certe assurdità, proprio di certe tristezze umane, lo dobbiamo sapere. Comunque ben venga la Striscia la Notizia e Le Iene, sicuramente. Una parola come monopolio dell'informazione, che sarebbero leggermente tre parole, ma questo è un altro discorso. Secondo te è vero che c'è in Italia? È vero che non possiamo uscirne? C'è Jack, è il Guè, dei Dogo, nel testo che abbiamo scritto insieme in questo pezzo, che un certo Pinta dice, tronisti, giornalisti venduti. E questa è l'Italia, ragazzi.
Ce n'è pochi che hanno una coscienza, ma non parlo solo di giornalisti, sto parlando sempre del problema degli esseri umani. Tutti che vanno a ravanare, capito? Tutti pronti a vendersi di qua e di là. Se ti... è per quello che, scusa, è per quello che non avremo mai una politica vera. Perché per arrivare devono fare sempre questi compromessi, capito? Quello che prima era di là arriva di qua, quello di qua va di là, capito? Ma il fondo rimane sempre questo, lo scopo è sempre lo stesso. La maggioranza per fare quello che hanno sempre fatto. Se ti invitassero andresti a danno zero? Ma se mi invitassero a danno zero, io sono andato da Cambretti anche perché mi ha permesso di dire le cose che voglio dire, ci vado. Se mi invitasse ad anno zero, sicuramente, sicuramente ci andrei. Ti... Santoro è uno che fa il suo programma e si porta a casa milioni di euro all'anno, però fa un servizio utile, e allora ben venga. E tu ritieni che, nonostante i grossi compensi, nonostante questo vendersi continuo dei mezzi di informazione, ci possa essere ancora l'informazione libera, ci possa essere ancora l'informazione vera? Ci sono dei mezzi, ci sono dei blog su internet dove ci spiega come gira il mondo, dove ci spiega le cose che, su cui ci stanno prendendo per il culo da secoli, capito? Basta avere un po' di intelligenza e sapere dove andare a cercare. Questa crisi nell'istruzione, che per cause politiche, per cause non politiche, comunque è innegabile che ci sia. Sicuramente. Come la risolveresti tu se fossi al governo? Magari lo sapessi. Difficile, questa è una domanda difficile. Una domanda difficile perché secondo me, ormai questo mondo, secondo me, ma il mondo in generale, non parla solo dell'Italia, è fottuto proprio dall'ignoranza, è fottuto proprio dal business, dalla voglia sempre di essere, di avere. E allora bisognerebbe ricominciare con una rivoluzione culturale, però bisognerebbe ricominciare dagli asili, dai bambini piccoli proprio, controllare proprio le crescite di questi bambini, controllare anche dove crescono, in che luoghi crescono, con chi crescono, ma è un discorso quasi impossibile, questa è utopia. Tu hai parlato di rivoluzione culturale, ma se il 68 ha fallito, come praticamente purtroppo ha fallito, com'è possibile che nella società di oggi ci possa essere un movimento non solo maggiore, ma anche di maggior peso? Lo so cosa stai dicendo. Se abbiamo fallito allora, figurati adesso. Allora, secondo me ci sono due soluzioni sole, cioè sapere che il male esiste, però abbiamo la possibilità di scegliere il male minore, questo abbiamo e basta. Solo questo. Tanto trovano sempre il modo per fotterti proprio. Sì. Sempre. Però comunque diciamo. Io ho visto che l'unico modo per ottenere delle cose da operaio lavorando in fabbrica era quando noi ci mettevamo insieme e scioperavamo. Scioperavamo cosa volevo dire? Bloccavamo la produzione e glielo mettevamo in quel posto. E allora questo è l'unico modo per fottere questa società corrotta, stando insieme, perché loro l'hanno capito, l'unico modo, ma fino ai tempi degli schiavisti, loro l'hanno capito, pure il modo di comandare, il modo di controllare e metterci gli uni contro gli altri, l'hanno capito e questo è il mezzo che loro usano da sempre. E se incominciamo a capire questo vuol dire che siamo già un passo avanti. Io vedo anche le band, noi parliamo dei gruppi, i gruppettini, uno che parla male dell'altro, cioè la guerra dei poveri, capito? Uno che parla male dell'altro, i proprietari dei locali per esempio, la cosa che io vado in certi locali a suonare e vedo il tributo a Vasco Rossi, a Liga, ma che ci fai con queste stronzate? Lui mi dice: Pino, io se non faccio queste cose chiudo, devo chiudere, poi mi posso permettere ogni tanto di fare anche delle altre cose, però mi dicono sempre questa grande verità, mi dicono, mettiamola, io ho un locale in questo posto, qua. Mi dicono, le band della zona, qua, della provincia, tutti vengono da me e mi portano il loro demo, il loro CD perché vogliono suonare. E poi mi dicono, ma se sti stronzi venissero nel mio locale a sentire le altre band come loro e le altre band venissero a sentire loro, io non avrei bisogno di fare ste stronzate. Però invece sono lì che si parlano male uno con l'altro
e piuttosto che venire a sentire una band di loro amici magari, vanno al bar qui di fianco a spenderci 50 euro di birra e non vengono nel mio locale a pagare 5 euro. Questo cosa vuol dire? Sempre uguale di esseri umani, siamo delle merde, questo è il problema. Ma... non c'è più amore, non c'è più solidarietà, non c'è più rispetto, e questo è il problema. Però la giustizia esiste, l'unica giustizia che mi ha insegnato mio nonno, che dobbiamo morire tutti. Perché secondo te c'è tutta questa rivalità al giorno d'oggi, quando invece abbiamo visto che intanto Unitis riesce a fare qualcosa, ma anche in certi periodi, come ad esempio gli anni 60, che sto citando come non so cosa oggi... Ma te l'ho spiegato adesso il perché. Perché? Perché gli esseri umani non sanno stare insieme. Però all'epoca riuscivano. Te l'ho detto, ci abbiamo provato e abbiamo sbagliato, come dicevi prima, se abbiamo sbagliato noi, allora figurati adesso. Quindi pensi che sia soltanto un... un'utopia, è sì. Un'utopia. Oh, pena di morte sì o no, perché? Adesso non fammi essere cattivo, io la pena di morte la darei a certe persone, gliela darei, ma gliela darei io, non li faccio ammazzare. Cioè, io se becco uno che sta violentando un bambino lo ammazzo io a scappate in bocca, non me ne fotte un cazzo proprio. Quella è la pena di morte per me. I bambini non si toccano e basta. Poi la pena di morte secondo me non è giusta. Però se io quando sento parlare di uno che ha violentato un bambino, hai capito? Cioè io non ce la faccio. Non ce la faccio. Un cantante famoso come Celentano fa bene ad esporsi parlando di politica? Ma quando mai si è esposto Celentano, ragazzi, dai? Anche ieri era lì da Santoro sullo schermo, perché non va mai lui lì da Santoro. Era lì sullo schermo a dire che? A dire cosa? Cosa dice Celentano? Spiegatemi cosa dice Celentano, io non ho ancora capito. Poi si fa fare i programmi in Rai, si fa, se non mi dà 5 milioni di euro non lo faccio. Ma poi 5 milioni di euro se li dessi ai bambini magari mi farebbe anche piacere. E appunto questa avidità soltanto per la cattiveria dell'essere umano è tutto insito lì. Ritorniamo sempre lì. Il problema siamo noi, siamo gli esseri umani purtroppo, siamo noi. Perché se fra di noi ci fosse più amore, più rispetto... Cioè io vengo da un paesino in provincia di Napoli che si chiama Monte di Proi, da cui poi sono scappato a 16 anni perché non c'era niente proprio. Cioè io ho cominciato a farmi crescere i capelli, mi chiamavano Ricchione per strada, capito? Vabbè. Io vedevo, quando veniva il fidanzato di mia sorella a casa, non avevamo, perché portava la mamma, lo zio, non avevamo abbastanza piatti, sedie. Mia mamma andava dalla vicina di casa e si faceva prestare le sedie, si aiutavano tutti, stava male qualcuno... Tutto il quartiere si mobilitava. Io abito a Milano da 40 anni, non so chi cazzo abita di fianco alla casa mia. Cioè siamo quattro porte sullo piano. Io sono sicuro che se di notte sto morendo vado a bussare, quello non mi apre. Non so neanche chi abita di fianco a casa mia. E questo è, così si è ridotto il mondo. Perché hanno tutti paura, sono tutti spaventati. Ci hanno voluti, tutti così ci hanno voluti. Tu ritieni che ci possa essere una controtendenza o ormai è un punto di non ritorno? No, al punto di non ritorno mai, perché se no veramente a questo punto poi veramente no, il punto di non ritorno assolutamente no, però è dura, è molto dura, ci vuole una grande volontà, ci vuole una grande presa di coscienza e una grande volontà per tutto, per il sociale, per l'arte, per tutto. Presa di coscienza da cosa? Movimento giovanile? Riforma istruzione? Il movimento di coscienza vuol dire che ognuno si deve svegliare ogni giorno pensando di fare di questa fottuta vita qualcosa di importante per se stesso e per gli altri, allora così cambiamo il mondo. Virgin Radio, cosa ne pensi? Perché non crei una tua radio decente di musica rock vera? Magari. Ma noi abbiamo fatto una radio a Milano, ragazzi, si chiama www.rockandrollradio.it. Solo che sul web però, perché per fare una radio come Virgin Radio sapete quanto ci vuole. Qui parliamo di 5-6 milioni di euro, parliamo. E sinceramente se avessi 5-6 milioni non faccio, vado ad aiutare mezzo Sud America, non c'ho bisogno di farmi la radio. Con tutti i bambini che hanno bisogno. Cosa ne pensi dei DJ? Inutile, è una radio inutile proprio, che non serve a niente, è solo business e basta. No, scusami, non radio DJ, i DJ. Ah, i DJ?
Ma il DJ è un lavoro come un altro. La cosa che mi dà fastidio è che quando si alzano e dicono io vado a suonare. Ma che cazzo vai a suonare tu? Ma vai a mettere i dischi, vai. Poi è un mestiere come un altro, per carità. Se c'è qualche domanda dal pubblico è ben accetta, vi ricordo. No. Allora, De Magistris riuscirà a ripulire Napoli e a riportare... Per esempio, questo di Napoli è stato non un successo, secondo me, è stato un miracolo. E adesso vediamo cosa riesce a fare come Pisapia, vediamo cosa riescono a fare. Questa sfiducia nella politica, a parte il fatto che, come hai più volte ribadito, è assolutamente giustificata, ma pensi che in qualche modo possa anche giustificare il disfattismo dei giovani? Sicuramente, ma è la politica, è lo Stato che ha ridotto queste nuove generazioni in questa apatia proprio, proponendo la non musica, la non cultura, programmi in televisione, capito, come questi reality lì, il grande flagello lì, l'isola dei Somari, tutte quelle robe lì, cioè facendo vedere a questi ragazzi che andando lì, capito, a farle queste escono da lì e vanno in discoteca, capito, e prendono 10.000 euro a sera, 5.000 euro a sera. E sti ragazzi dicono, ma io perché devo farmi un culo così a prendere una laurea? Perché devo andare a lavorare in un call center per 500 euro al mese? Ma io vado lì, capito? Vado lì a darla via, a dar via la mia intelligenza, la mia testa, capito? È tutto così semplice. Poi lì comunque è lì che si vede veramente uno cosa vuole della vita. Perché è sempre comunque, ragazzi, è sempre una questione di scelta nella vita, sempre. Abbiamo sempre tutti una scelta da fare, poi sta a noi. Io fidatevi, ho fatto tante scelte nella mia vita, che se facevo delle scelte diverse potevo star meglio sicuramente. Principalmente potevo non andare in fabbrica a lavorare e sono ancora contento di averle fatte, le rifarei ancora. Ed è questo che mi fa star bene nella vita, è questo che a 62 anni mi fa stare ancora qui con questa rabbia, hai capito? Con questa voglia di volere un mondo migliore, un mondo giusto. E sono fiero, anche se non ho una cazzo di lira, capito? Questa, diciamo, sudditanza culturale, anche se parlare di cultura in questo contesto è un pochettino esagerato, che da anni e anni ci porta a portare come modello tutto quello che viene dall'America, quanto può aver influito nel calo della cultura giovanile? Ma io invece ho visto nell'ultimo, specialmente negli ultimi 15 anni, un po' un rifiuto addirittura di questi modelli. Li abbiamo usati molto di più in passato, adesso c'è molta più personalità nella musica, nella voglia di fare arte in questo paese. Però comunque le nostre radici, anche diciamo come modello, non solo come cultura, ormai sono fisse in una cultura estranea alla fin fine. Ma sicuramente, perché noi in Italia l'avevamo questa cultura, l'abbiamo distrutta proprio. E non pensi che sia possibile riattingere a questa cultura? Sicuramente, ci stanno provando in tanti. In Meridione ci sono un sacco di band che sono riuscita a fondere l'etnia col rock, capito? L'etnia addirittura con la musica pop, qualcuno. E si può fare, però purtroppo il problema è che questa possibilità, come diceva lui prima, questa gente non avrà spazio, non avranno una possibilità in questo paese, però ci provano, ci sono tanti che ci provano, non sono mica tutti rincoglioniti. Anche ultimamente si è visto un po' un revival del cantautorato, tu come la vedi? È un modo come un altro per dire le proprie cose, forse il fatto che le dice un cantautore arriva prima, piuttosto che avere dietro una band che suona, fa prima arrivare con una chitarra acustica e voce sicuramente. E comunque ritieni possibile un ritorno a un certo livello? No. Sì, comunque parliamo di nomi come Gaber, Guccini, De André. È dura, come un ritorno al rock, quello vero, quello degli anni 70, proprio quando è stato scritto quasi tutto. Io non lo so cosa c'era nell'aria allora, ragazzi, boh. Cioè, gente come Hendrix, questa gente qua, ma dove arriveranno più questa gente? Io non lo so, io spero
che ne arrivi di tanto, che ne mandano giù, perché quello era un alieno, ce l'hanno mandato giù loro. Spero che ne vengano giù tanti come lui, però cioè, quello che c'è in giro, secondo me, c'è ben poco. Non pensi che tutto questo ben di Dio degli anni 70 abbia limitato un pochettino la musica, facendo ripercorrere sempre le stesse strade fino alla nausea? Cioè, perché è stato scritto tutto allora, purtroppo, e quello è il problema. Non so come hanno fatto. Sì, comunque anche... Comunque non vuol dire che non ci sia dell'ottima musica in giro oggi, per no, carità. Assolutamente. L'esempio però a quei livelli non ci arriveremo più, secondo me. Assolutamente. Qualche domanda dal pubblico? No, particolarmente silenzioso oggi. SMS? Finiti. Boh, allora un'altra domanda io, veloce così per... Ah no? C'è il rock che passerà di moda oppure un genere di moda? No, il rock è immortale. Chi dice che il rock and roll è morto non ha capito niente proprio. Il rock non è solo musica, il rock è rivoluzione, è un modo di essere proprio. Ok, boh, faccio una domanda ancora io, perché mi piace particolarmente parlare con te. Io ti vorrei chiedere un attimino se è vero se è vero la rivalità tra metal e punk, secondo te, e se invece non possa essere superata in qualcosa di produttivo. In questi ultimi anni si è dimostrato che ci sono un sacco di band che sono riusciti a fondere un po' il metal, il punk, il rock and roll. Non è più come una volta che c'erano queste divisioni. Sì, ce n'è molto molto di meno, secondo me. Un pochino come Misfits, sicuramente, grande band. Però non è un po' antitetica come cosa? Cioè il punk è fissato un pochettino al testo, alla passione, all'estro nell'esecuzione. Ma quando? Una volta? Una volta. Sì. Adesso... Sono diventate tutte mode, sono diventata la maggior parte, sì. Ragazzi. Non ce n'è. Ma anche in tutto il mondo, non solo in Italia. E, I grandi movimenti sono finiti, quello è il problema. Le grandi rivoluzioni sono finite. E non c'è neanche un barlume di ricominciare, perché ad esempio il punk ha avuto un revival negli anni primi 90 che poi si è subito venduto come niente. Sicuramente il punk secondo me è iniziato con i Pistols ed è finito con loro. Adesso ci ho suonato all'Heineken, non so, sì. tre anni, non mi ricordo, c'erano questi che non volevano il manifesto attaccarci, cioè facevano le rock star, capito? Sì, basta pensare che Rotten ha fatto anche l'Isola dei Famosi in Inghilterra per dire tutto, sostanzialmente. E, come dice un mio amico Pino Scotto, dice le palle si vedono alla lunga distanza. Perfetto. Ragazzi, io vi aspetto qua, cos'è, il 17 di giugno? 19! Ah, 19. 19 giugno, che poi c'è cioè il festival... Il Traffic, che poi come anche l'anno scorso sembra che sarà 17, 18 e 19, dico bene? Io vi aspetto il 19, comunque venite anche gli altri giorni, perché la gente che l'ha organizzata è gente che si fa un culo così. Io me ne vado in quel di Treviso stasera a suonare e ci vediamo il 19. Grazie a voi. Un applauso per Pino Scotto. Figure del rock italiano di maggior peso. Vi ringrazio per... E non ho ancora una lira comunque. Vi ringraziamo della partecipazione e un grazie ancora a tutto lo staff di Home Page Festival che ha organizzato l'evento. Ragazzi, se qualcuno vi ha chiesto qualche euro, qualche soldo, perché hanno detto che prima facevano una colletta, sappiate che quei soldi vanno ai bambini del Belize, non pensate che i soldi li ha fatto la colletta per me. No, anzi, assolutamente, è molto importante che c'è il sito dell'ONLUS, della manifestazione del progetto, dove si vede appunto la massima chiarezza del progetto, del controllo di un ONLUS importante come l'MOMGS, può essere? Quella dei dentisti. Dentisti, odontoiatrici. Ah no, scusate, cioè, allora, questo progetto l'abbiamo fatto io e questa dottoressa Caterina, che si chiama, che è una, adesso è lì, in Belize. Ci siamo appoggiati a questa onlus che si chiama SMOM,
che è un'associazione internazionale di dentisti che vanno in questi paesi a curare i denti ai bambini, in poche parole. Siccome noi non volevamo toccare questi soldi, perché i soldi fanno schifo, ci siamo appoggiati a loro e i soldi vengono filtrati da questa associazione che si chiama SBOM. Comunque, se voi andate su www.rainbowbelize.org e comunque il link lo trovate anche su pinoscotto.it, sul mio, vedete, c'è tutto, ci sono i filmati, c'è il reparto donatori, c'è tutto. C'è la fabbrica del sorriso, ha raccolto 3 milioni e mezzo di euro un po' di mesi fa, ha raccolto. La fabbrica del sorriso è gestita da Media Friend, che sarebbe Mediaset. Se voi andate sul sito, c'è scritto abbiamo raccolto 3 milioni e mezzo di euro, non c'è scritto un cazzo a chi vanno quei soldi. Ah, perfetto. Comunque se cercate su YouTube il video dell'intervento, ci saranno i link per il sito. Comunque basta cercare su Google Rainbow Belize. Ah, giustamente. Sì, assolutamente, ragazzi, cioè, assolutamente, ricordatevi, se dovete andare al mare quel giorno, fate quello che volete, ma andate a votare a questo referendum, perché non c'è stato mai un momento storico così importante per andare a votare, mi raccomando. Grazie a tutti, buona serata.